Buongiorno a tutti, questo breve video, in quanto molti di voi mi hanno chiesto di condividere il mio pensiero su quello che sta succedendo in questo periodo, sulle normative attuali, su questo famoso pass. Io volevo rimanere fuori da tutto questo perché la mia pagina non è politica, non si occupa dell'ambito medicale. Vuole essere una pagina veramente di apertura di coscienza. Cerco di testimoniare qualcosa che capto, che vedo in altre dimensioni e semplicemente di offrirle perché può essere magari uno spunto di riflessione, di apertura e di vivere la vita in modo più sereno, in modo più libero, in modo più consapevole. Quindi il mio messaggio vorrebbe rimanere a queste frequenze, ma in tanti mi avete sollecitata come se fosse una mia mancanza quella di non esprimermi al riguardo, di non prendere una posizione, di non dire in che fazione sto. Ecco, questa incertezza, in che fazione sta Chantal? Tra il pass, tra quelli che vogliono il pass e lo adotteranno o quelli del non pass? Ecco, c'è questo interesse. E a quanto pare, anche questo mi è dispiaciuto molto vedere come sembra che il mondo dell'evoluzione, dello spirito, della luce adesso sia stato associato, è come se il mondo spirituale si fosse appropriato del cammino, del mondo dell'evoluzione, etichettandolo, mettendolo in quella scelta di boicottare il vaccino e il pass, invece tutti coloro che lo faranno saranno necessariamente delle persone perse, non risvegliate nell'ombra dei falsi guru, dei falsi maestri, dei corrotti, eccetera, eccetera. Quindi sembra che si voglia sapere, Chantal è una vera che rimane pura e quindi non adotterà il pass, oppure anche lei alla fine era una finta guru? Era tante parole, ma in realtà era un essere corrotto, infiltrato da falso angelo che invece sceglie il pass, no? Queste sono le grandi domande che ci si sta facendo e mi viene chiesto un po' di espormi, no? Di dire che cosa ne penso. Allora, innanzitutto io sono mesi che non mi esprimo pubblicamente perché penso che prima di prendere una scelta bisogna entrare dentro profondamente, bisogna conversare con la vita, bisogna cercare di captarne i disegni, vedere in questo disegno quale sia il nostro ruolo e solo allora partorire, elaborare, fare emergere da noi una verità, una scelta, una presa di coscienza. E io sarò lenta, ma ho bisogno di tempo per entrare dentro, per captare vagamente ciò che sta succedendo, il perché sta succedendo tutto questo, la vita, che cosa insegna e vedere quale sia il mio posto. Quindi già nell'elaborazione di tutto questo ci vuole un'interiorizzazione e un silenzio incredibili che sui social, secondo me, non si può avere. I social sono molto utili per trasmettere dei messaggi, ma allo stesso tempo i social in qualche modo ci fanno perdere in un mondo fittizio, in un mondo di arene. Adesso i social sono le antiche arene dove ci sono emozioni molto forti di chi può condannare, di chi vuole difendere, di chi vuole esprimere, di chi giudica, di chi mette a rogo. Insomma, veramente. Penso a Facebook, mi sembra di essere nelle arene di una volta e dietro i social ci sono delle grandi egregore, quindi questi serbatoi di pensieri che possono in qualche modo possedere la nostra coscienza. Noi possiamo aderire a un pensiero e non vedere più che ce ne siano altri. E secondo me la verità sta proprio nel conoscere ogni pensiero, nell'ascoltarlo, nel cercare di captarne le verità e da lì partorirle,
partorire la nostra. Questo è il mio modo di vedere le cose. Me l'avete chiesto, ve lo dico. Poi cosa ne pensate è qualcosa che vi appartiene. Io cerco di rimanere fedele a me stessa, poi magari tra qualche giorno noterò che ho sbagliato e cercherò di ricambiare. Oggi vi esprimo come vedo le cose. Quindi mi dispiace molto vedere queste due fazioni che pensano di detenere la verità, entrambe, chi per la scienza, chi per lo spirito, la libertà, eccetera, che si fanno la guerra vicendevolmente. Ho visto persone additare colleghi. Ho visto colleghi essere giudicati, colleghi che loro sono stati appunto giudicati come fasulli, come corrotti perché hanno fatto determinate scelte. Ed è bello vedere questo, no? Perché una persona che si stimava per quello che diceva fino a pochi giorni prima, oggi, per il fatto che fa una scelta, non è che ci chiediamo come mai quella persona ha fatto quella scelta, che come può vedere le cose, il perché no, viene messa a rogo, decapitata, e sto usando queste parole per scelta, perché noi pensiamo che per essere un essere evoluto oggi bisogna assolutamente rifiutare il pass. Dopodiché vi è una terza fazione nella quale si vedono pochissime persone, che è la fazione della non fazione, cioè non è essere passivi, non è stare a vedere che le persone si scannino e non è prendere una posizione, ma è la fazione dell'anima. È la fazione dell'anima. Quindi non so se esista una fazione, è la mia, è la mia fazione, ce n'è una in più, ma penso di non essere sola, che è quella dell'anima. Che cosa vuol dire? La visione dell'anima, come dicevo prima, è quel sapere, quella conoscenza di essere al mondo con uno scopo ben preciso. Che è quello di innalzare la materia alle dimensioni divine, è portare questa società, è portare questa dimensione ad allinearsi alle vibrazioni dell'anima, alle vibrazioni del divino. E per fare questo vi è un reale processo alchemico di trasformazione del piombo in oro. E non ha nulla a che fare in un primo momento, ripeto, in un primo momento, non ha nulla a che fare sulle nostre azioni esterne, ma in un primo momento ha a che fare, come dicevo, in un'elaborazione di una verità interiore che si connette all'anima, che ascolta le volontà dell'anima e dopodiché l'ego, la personalità, in questa meditazione si inchinano alle volontà dell'anima e agiscono di conseguenza. Il mondo della spiritualità spesso pensa che essere spirituali sia meditare. Con il meditare si cambiano le cose. È una parte di una verità, è metà verità. Perché ci viene chiesto di meditare? Perché da così tanti secoli, da così tante civilizzazioni ci viene chiesto di meditare? Perché la meditazione genera uno stato di silenzio dell'ego, della mente, uno stato di calma, di quiete, e in quello stato di silenzio l'anima può essere ascoltata. L'anima, che è connessa alle verità dell'assoluto, può far sentire la sua voce e l'ego e la mente rimangono in silenzio
per ascoltare le sue verità e una volta ascoltate agiranno in base alle volontà dell'anima. Questo è lo scopo della meditazione. Quindi, su questa base, ogni cosa che facciamo, ogni scelta, ogni punto di vista dovrebbe essere al servizio di questo processo evolutivo di alchimizzazione della società, del corpo, della personalità, della materia, cioè quello di portare innalzamento. E difatti è il grande tema attuale, l'innalzamento. È evidente che a un livello epocale sta succedendo qualcosa di forte, non è la prima volta che succede, c'è stato molto peggio in altre vite, in altre epoche, la storia la conosciamo, quindi sicuramente è un ripetersi di qualcosa che abbiamo già visto e questo ripetersi ci sta portando, penso, in modo ancora più definitivo, in modo ancora più diretto, ci sta proprio chiedendo una presa di coscienza. L'evoluzione, chiamiamo la vita, chiamiamolo il divino, comunque l'evoluzione sta andando lei verso una direzione, non si ferma mica l'evoluzione. Stiamo continuamente, scusate, stiamo continuamente in movimento. Quindi l'evoluzione, che è interiore, che è vibratoria, non ha nulla a che vedere col mentale, questa evoluzione vibratoria ci sta chiedendo, ci sta portando ad essere diversi, ci sta portando a essere sempre più adulti, maturi interiormente. Difatti, e io la trovo una cosa incredibile, se davvero la vita la si osserva è di una bellezza pazzesca, perché in questa dimensione, al contrario di altre, ci sono come due realtà che si sovrappongono, quella della vita, della natura, di quando siamo in un bosco, siamo in contatto con una pianta, con gli animali, si avverte la vita dove non ci sono leggi fisiche, dove non ci sono follie. C'è la vita quando siamo con degli amici, quando siamo con le persone che amiamo, quella è la vita. E questa dimensione la definirei il paradiso in terra, è la vera vita. E poi c'è questa dimensione che si sovrappone, che crea interferenze, che è il mondo fittizio in cui viviamo, la società in cui viviamo. Noi siamo degli esseri, noi nasciamo liberi, è la vita che ci ha creati, non è lo Stato, non è un governo che può dirci se siamo liberi o no. Non so se vedete l'assurdità di questa creazione, nessuno può dirci che non siamo un essere libero, ma può dircelo nel momento in cui noi, che crediamo che questa forma esterna a noi abbia veramente potere e abbia veramente il diritto di dirci se siamo liberi o no. Quindi ci sono queste due realtà, la realtà che è la vita, che siamo degli esseri umani liberi, che il mondo appartiene a tutti. E poi c'è quella di questa società fittizia di regole, di leggi, di iPhone, di denaro, di petrolio, di tutte queste cose qua che conosciamo benissimo. Allora, che cosa ci chiede oggi la vita? Ci chiede di fare un passaggio vibratorio dove ci dice basta essere dei bambini nell'ego che ancora vi fate le guerre, vi giudicate, non vedete chi siete, non sapete chi siete, ancora preferite il McDonald's al posto di mangiarvi una buona insalata, ancora preferite l'iPhone al posto di farvi una ricerca interiore, di entrare dentro. Ora sto dicendo delle baggianate, ma che rendono l'idea. Ci dice la vita, adesso è il tempo di fare un passaggio di adultità, di diventare
responsabili della vostra anima, di assumere la vostra salute interiore, di esprimere uno stato di purezza affinché possiate essere liberi in questo passaggio ed accedere a nuove porte. Bellissimo. E il mondo fittizio che cosa ci dice? Ad un'ottava, ma anche a 10 ottave più basse, ci chiede, perché il mondo fittizio è toccato dal mondo delle dimensioni superiori, dal mondo dell'anima, c'è dentro, lo compenetra. Il mondo fittizio della nostra società è sul pianeta Terra, ha il contatto con Madre Natura, quindi quello che sta succedendo lo avverte. L'unica cosa che il mondo fittizio serve è al servizio dell'ego, della fanciullezza, dei piaceri, non dell'adultità interiore, ma ancora del rimanere dei bambini. E infatti, come traduce il mondo fittizio questa verità? Creando un pass che ti chiede una responsabilità in quanto cittadino, una forma di adultità, se sei responsabile ti vaccini, ti fai il pass, altrimenti sei un irresponsabile. Ti chiede salute e purezza fisica, di essere in salute, di non essere contaminati, per essere liberi di muoversi, liberi di attraversare le porte. Quindi abbiamo due messaggi. Uno è quello reale, l'altro è ciò che il nostro mondo distorto può captare e può tradurre. Più di così non può fare. Perdoniamoci, perdoniamolo, ma più di così il nostro mondo non può fare. Ed è lì che subentra la nostra scelta. Lo dicevo prima, non è rimanere seduti e meditare, ma è captare le verità per poi agire. Non siamo qui a non far nulla, siamo qui ad agire e le nostre scelte sono fondamentali. Allora, sulla base di questo, per me la scelta è solo una, non è scegliere sì o no il Green Pass, ma è scegliere costantemente, in modo imperturbabile, di scegliere continuamente la chiamata della mia anima e essere sempre di più connessa alla mia parte profonda che è venuta qui per rivelarsi, per connettersi alle verità della vita e non identificarsi con il mondo fittizio. Questa è l'unica scelta, secondo me, che c'è da fare oggi. Proprio a livello pratico mi dite: ok, ma come facciamo? Cioè, comunque domani il pass ce lo chiedono. È questa la grande difficoltà. Allora, io in questi giorni ho ascoltato diverse persone, amici, parenti. E in queste testimonianze vedevo alcuni di loro, ad esempio, che rinunciavano a fare o a recarsi o ad andare in posti estremamente importanti per la loro persona, cioè sentivano una chiamata forte a dover compiere delle cose, ma se la sono impedita per non aderire al pass. Nel loro parlare c'era molta durezza, non c'era morbidezza, non c'era equilibrio, non c'era l'ascolto del cuore, c'era l'aver aderito a tutti i costi al pensiero che il pass sia qualcosa di ingiusto, punto e basta. E questa determinazione andava a soffocare, a superare la voce, invece, la chiamata dell'anima. Dell'anima di questo foglio di carta se ne sbatte altamente le scatole,
l'anima di questo foglio non esiste, è il nulla, è polvere per lei. Quindi mi sono dispiaciuta che queste persone dicessero no a degli eventi importanti nella loro vita, per la loro crescita interiore, per il loro nutrimento cardiaco, il vedere la famiglia, l'andare in un luogo sacro. Dicevano no a una chiamata interiore per non fare il Green Pass. E lì mi sono detta, ma allora a questo punto a che cosa si dà valore? Perché per non fare il Green Pass abbiamo detto di no alla chiamata dell'anima. Quindi in realtà pensiamo di togliere il potere al pass, ma in verità gliene diamo tantissimo. Andiamo a nutrire questo mondo che va ad ostacolare l'emergenza dell'anima. Io in questi giorni ho avuto in meditazione, non so se avete sentito, ma le energie erano molto forti. Sono giorni di rivelazione della nostra identità interiore. Stiamo proprio percependo chi siamo, ci stiamo ricongiungendo alle nostre origini profonde. E per questo è necessario mollare le identificazioni della personalità e in questo mio spogliarmi, in questo mio meditare, in questo silenziare l'ego, ho avuto un messaggio forte e chiaro che dovevo, per il mio riossigenarmi interiormente, il mio connettermi a questa chiamata collettiva che stiamo vivendo tutti, dovevo recarmi in un sito qui vicino a casa, 10 minuti, che è un sito archeologico ma con un'energia incredibile. Dovevo recarmi in questo posto. Allora, quando le guide, comunque esseri di altre dimensioni, ti dicono devi andare lì, non è che li si guarda e gli si dice no, io non posso perché non voglio farmi il tampone. No, non ho potuto dire una cosa simile. Non ho potuto dire no, ragazzi, guardate che c'è il pass. Io no, non voglio fare il pass a prescindere, quindi non ci vado. Non ho voluto dirla questa cosa, perché per me, prima di tutto, è la chiamata dell'anima. Se io sento profondamente di dovermi recare in un luogo per abbeverarmi ed essere arricchita nuovamente nella mia missione, che è quella di sapere chi sono, di ritrovarmi, beh, non c'è pass che mi fermi. Quindi sono andata, mi sono fatta il mio tampone, che ne ho fatti, non è il primo perché per spostarmi ne ho fatti già diversi. Mi sono recata con il mio tampone alla biglietteria e quel giorno c'era un ragazzo molto giovane ma carinissimo, con una luce negli occhi incredibile, che mi ha fatto entrare senza il pass, senza che gli dicessi nulla. Lui il pass non me l'ha chiesto. Sono entrata con un tampone fatto senza motivo, non ce n'era bisogno, non lo sapevo, ma questo ragazzo mi ha fatto entrare senza pass. Ed è stato molto interessante a un livello simbolico, perché per me la vita che cosa mi ha detto? Non hai bisogno di un pass fittizio per recarti in un luogo sacro per la tua anima. Non ce n'è bisogno. È stato un messaggio potentissimo. Ma che cosa mi ha dato la forza mentale di andare in quel luogo? Era la serenità di avere il pass, perché la mia mente era convinta che ci sarebbe stato l'ostacolo del pass e che non ci sarei potuta entrare. Quindi, bypassando questa cosa del pass, io ho avuto accesso a un luogo che io è qua vicino a casa, quindi ci vado spesso, ma non so perché quel giorno è stato di una rivelazione incredibile. Ho visto cose in quel luogo che non avevo visto in altri tempi. Questo mi ha connessa delle parti di me profonde, e la sera, di notte, ho vissuto una regressione sulle mie origini, ed è stato per me incredibile. Erano anni che aspettavo questa risposta, e da quel giorno
dall'altro ieri, non sono più la stessa e non sarò più la stessa. Se avessi dato potere al pass, io non avrei vissuto questo arricchimento interiore che darà beneficio a me e alla mia famiglia per l'eternità, perché quella è l'esperienza che ho fatto, sarà eterna. Allo stesso modo, però, io non sto giustificando il pass, ma sono al servizio della libertà dell'anima. Allo stesso modo, se il mio ego ha voglia del ristorante, ha voglia del cinema, ha voglia del cocktail e utilizza il pass del mondo fittizio per dare da mangiare al proprio ego, allora lì stiamo nutrendo, stiamo dando le nostre energie, stiamo coltivando il mondo fittizio che non vogliamo più vedere. Io non so se questo è chiaro, questo ovviamente è il mio modo di vivere questa realtà, dove in realtà ignoro le regole del mondo, ma rimango al servizio di quelle dell'anima, e cioè che in alcune situazioni essere al servizio della mia anima sarà dire di no, in altre situazioni essere al servizio della mia anima sarà dire di sì. Ad oggi il 90% dei casi è dire di no. L'altra sera c'erano i fuochi d'artificio di Ferragosto, siamo usciti e è bello perché in paese, in piazza, ci sono questi tavoli dove c'è da bere, dove c'è il DJ che fa musica, si balla, è un momento molto conviviale, molto carino. Beh, questa volta c'erano tutte le transenne che chiudevano in un recinto le persone che col pass e tutto il resto del mondo fuori. Quindi già è stato bello perché mi sono chiesta, ma chi sono le persone libere? Sono le persone nel recinto o sono le persone fuori dal recinto? Quindi questo è stato molto interessante. Ma poi, ovviamente non faccio un pass per entrare nel recinto. Questo va contro la mia anima, quindi dico assolutamente di no, ma non mi ha impedito di mettermi a ballare con mia cognata fuori dal recinto. Abbiamo smosso diverse persone come noi che non aderiscono al pass per delle cavolate di questo tipo ed ci siamo ritrovati in tanti a fermarci dietro le transenne, a ballare, a chiacchierare. Addirittura il DJ ha detto: finalmente anche fuori dalle transenne si balla. Quindi il muro di Berlino è crollato per qualche istante e le persone, organizzatori di questo festival, sono venute a vederci e a chiederci se volevamo entrare, che c'era un passaggio parallelo per chi non aveva il pass, che potevamo bere, mangiare, ballare, ma non potevamo sederci. E gentilmente gli abbiamo detto no, perché quella non è la libertà della mia anima. Io non ho bisogno del passaggio nascosto per esistere. Io non ho bisogno di voi per ballare. Se voglio la birra me la porto da casa nel mio frigorifero. Io mi sono divertita con la mia famiglia. Abbiamo ballato anche se non eravamo chiusi dentro nel recinto. Quindi per me la scelta sta sempre al servizio di cosa è giusto per l'anima. E per sapere che cosa è giusto nell'anima bisogna fare silenzio e ascoltare che cos'è che nutre la nostra parte profonda, che cos'è che fino adesso ha nutrito il nostro ego e finalmente rinunciare a ciò che ha nutrito l'ego, ma non rinunciare a ciò che nutre la nostra anima. Io in questi giorni non sono andata in nessun ristorante, non sono entrata in siti archeologici, non ho visitato, però sono stata nel verde, sono stata in canoa, sono stata nei boschi, ho fatto delle cene grandiose con amici, ho ringraziato, ho vissuto in uno stato di grazia perenne nei confronti di quello che sta succedendo, perché mi sta aiutando a rinunciare a ciò che ancora non riuscivo a rinunciare, al superfluo. Finalmente, piuttosto magari la sera non si ha voglia di cucinare, si va,
Si esce al ristorante, invece ci si ritrova con i bambini. Abbiamo acceso il fuoco in giardino, ci siamo ritrovati intorno al fuoco. Mio marito ha suonato, io ho cantato. Abbiamo fatto delle chiacchierate interiori con gli amici, abbiamo fatto delle meditazioni. È raro che con gli amici dopo la cena ci si mette a fare la meditazione. Beh, quello che sta succedendo a me sta aiutando a rinunciare al superfluo, ma a sposare con forza e con fuoco la chiamata dell'anima. Questo è il mio messaggio e per questo invito a non giudicare e a non criticare le scelte altrui, perché già a malapena sappiamo la chiamata della nostra anima. Figurarti sapere che cosa è giusto che l'altro faccia, che cosa è giusto che l'altro scelga qual è la sua missione e qual è il suo posto. Io stavo rinunciando, e lo dico pubblicamente, stavo rinunciando ad un convegno dove a quanto pare verrà chiesto il pass sanitario. Avevo già mandato la mia mail dichiarando che io non avrei fatto parte di questo convegno e poi, quando sono stata chiamata, ho percepito, proprio sentito la chiamata che io devo essere lì. Non so se devo essere lì per le persone che ci saranno col passo o senza passo, io non so se sarò lì per loro, ma per me, per il mio nutrimento interiore, ci sono delle persone che io devo incontrare, dei vecchi amici di altri mondi, di altre vite che io devo incontrare. Beh, io non dirò no a quella chiamata. Per questo sarò giudicata, beh, non importa. Non mi importa che cosa si penserà di me dopo questo video, perché cerco di essere in buona fede e di fare, di seguire ciò che per me è giusto. E io scelgo l'anima, non scelgo il mondo fittizio. E l'anima è cuore, è umiltà, è non giudizio, non sapere che cosa è giusto per il prossimo, non sapere che cosa è giusto per l'umanità. È il sapere che ognuno di noi incarna una verità giusta e la guerra finisce nel momento in cui finiamo di credere che la verità dell'altro sia sbagliata. Smettere per me di pensare di detenere la verità, il sapere. Io riconosco ogni giorno di essere un essere ignorante. Ignoro una marea di cose della vita, quindi non mi permetto di sapere che cosa sia giusto o no per l'altro e per la società. Io scelgo, cerco, ci provo di scegliere realmente una volta per tutte la via del cuore, l'essere veramente anima. E anima è bontà, è cuore, è non giudizio. E nel momento in cui mi polarizzo a un livello dell'anima, a un livello del sé superiore, mi polarizzo nel mondo nuovo che vogliamo vedere emergere. Quindi sta a noi scegliere che cosa vogliamo nutrire, il mondo fittizio o il mondo dell'anima. Permettiamo ancora che ci venga impedito di rispondere alla nostra chiamata, che sia in un modo, che sia in un altro. Secondo me questa è la scelta. Chi vogliamo essere? Continuare ad essere ego, personalità, continuare ad essere il mondo illusorio, continuare a essere il mondo fittizio, oppure scegliere di rispondere e di essere continuamente, imperturbabilmente la chiamata dell'anima. Io scelgo questo, quindi questo è quello che volevate sapere, questo è quello che vi dico, e ad ognuno di fare la propria scelta, ma in base al cuore, senza guardare che cosa fanno gli altri. Un bacio grande a tutti, ci vediamo presto, per chi vuole esserci, l'8 settembre ritorno con Luca, dove ci faremo ancora un'altra delle nostre chiacchierate, sempre al servizio del comprendere. Siamo qui per cercare di capirci un po' di più insieme in tutta questa storia che è la vita. Un bacio grande, a presto!